assicuro che se andiamo in Regione Campania faremo due cose per prima. La prima è tagliare tutti quegli sprechi e metterli nei servizi, abolizione del ticket, trasporti gratuiti per gli studenti. Abbiamo fatto un programma molto veloce, ma che serve, molto breve, ma che tiene dentro quelle cose che tutti quanti voi vorreste vedere realizzare. Ma la seconda cosa che facciamo è prendere tutte le carte che troviamo là e le portiamo in procura, perché quei signori sentono solo il rumore delle manette, sentono solo il rumore delle manette. Grazie a tutti. Dobbiamo fare una Presidente, lei ha parlato dell'attività dei vostri 10 sindaci su tutto il territorio italiano e dei risultati positivi che hanno apportato nelle amministrazioni locali. È possibile avere una visione del genere anche in una regione come la Campania che ha tante criticità? Noi abbiamo dei sindaci in tutta Italia che amministrano comuni al fronte, non stiamo parlando del nord o della Svizzera, stiamo parlando di comuni come Bagheria, Ragusa, Pomezia, e in quei comuni non c'è più Equitalia, abbiamo ridotto gli sprechi e abbiamo creato un reddito di cittadinanza per i cittadini in difficoltà, in quei comuni non si pagano i trasporti come a Ragusa per gli studenti. Allora io non chiedo ai cittadini di votarci per il programma che presentiamo, chiedo ai cittadini di votare il Movimento 5 Stelle alle regionali perché possono vedere che regione sarà nei comuni che già amministriamo e le cose che già facciamo. Ha parlato anche di corruzione, nei giorni scorsi lei ha detto che ci sarebbe bisogno di una Procura nazionale anticorruzione, non basta quella di Cantone? Quella non è una Procura nazionale anticorruzione, quella è un'autorità anticorruzione che fa dei verbali dicendo agli enti che stanno sbagliando gli appalti, però non ha poteri che possono essere quelli delle forze dell'ordine o della Procura. Il vero problema in questo momento è che anche lo scandalo di Ischia e l'arresto del sindaco del PD si deve leggere insieme allo scandalo dell'Expo, allo scandalo di corruzione del Mose, allo scandalo di corruzione di Firenze e quello anche di Roma di Mafia Capitale. Se noi li leggiamo tutti insieme vediamo che lo schema è sempre lo stesso, una cooperativa, un'organizzazione criminale e un politico corrotto. In sostituzione alla cooperativa ci sono anche le aziende. Allora quello che noi diciamo è, se ci fosse la possibilità con una Procura nazionale anticorruzione di mettere insieme queste inchieste e di coordinarle, si seguirebbe un unico filo e probabilmente si arresterebbero più politici coinvolti. Se ci pensate è quello che volle Falcone con la Procura nazionale antimafia, perché vedeva che le indagini di mafia venivano sempre viste come casi isolati, ma con la Procura nazionale antimafia si sarebbero coordinate a livello nazionale. La corruzione comunque comprende in modo trasversale i differenti partiti tra il PT, Forza Italia eccetera. Il Movimento 5 Stelle fino a questo momento non è stato ancora interessato, i cittadini della Campania dovrebbero capire questo. Sì, noi siamo l'unica forza politica che è sempre fuori dagli scandali, siamo l'unica forza politica che va in procura per denunciare e non per fare dichiarazioni, deposizioni o per essere arrestato. Pensate che l'ultima volta che sono andato in procura a Napoli per denunciare alla procura di leggere questa inchiesta di Ischia su scala nazionale, portandogli tutti gli atti che avevamo raccolto, il PD ha provato a fermarmi, Lega Cop mi ha querelato. Questo dimostra che è un paese sottosopra in cui quelli che vogliono denunciare vengono fermati e quelli che invece sono coinvolti fanno i moralizzatori. Io quello che dico soltanto è, il Movimento 5 Stelle aveva già anticipato molti di questi scandali, su Mafia Capitale avevamo fatto delle denunce, su come si chiama, il Incalza e tutto quello che è successo nell'ultima inchiesta di Firenze. Incalza l'avevamo denunciato 8 mesi fa, ma non perché siamo dei geni, ma perché ci leggiamo le carte. Quindi oggi i fenomeni corruttivi sono sotto gli occhi di tutti, solo chi non li vuole vedere non li vede. Bisognerebbe partire dalla base, tipo dalla sanità. In Campania la sanità vive un momento critico, lei prima diceva che comunque c'è il modo di migliorare. La sanità è stata in Campania massacrata dallo spoil system, c'erano politici che per mettere i loro amici non si sono fatti il problema, non si sono fatti la domanda se i dirigenti che mettevano a capo della sanità erano persone competenti, l'importante è che gli erano fedeli e infatti i risultati si vedono. Noi sulla sanità abbiamo due proposte chiare: tagliamo tutti gli sprechi, centinaia di auto blu, un mucchio di consulenze inutili, un mucchio di affitti d'oro, li tagliamo e li mettiamo nell'abolizione del ticket e nell'aumento della velocizzazione delle liste d'attesa, raddoppiando i tempi di funzionamento dei macchinari. Il problema vero è che i macchinari che fanno gli esami lavorano troppo poco e quelli noi li possiamo potenziare mettendo più risorse nel loro funzionamento. Lei è venuto a Gricignano dove per i 5 Stelle alle regionali c'è Vincenzo Viglione, un attivista molto impegnato sulle tematiche ambientali. Terra dei Fuochi si parla tanto, si fa poco. Sulla Terra dei Fuochi si parla tanto e si fa contro, perché io vi ricordo che in questa terra è venuto Renzi non appena eletto segretario del PD a dire che si sarebbe interessato e qualche mese fa ha tagliato 9,7 milioni di euro dal pattugliamento della Terra dei Fuochi per trasferirli verso l'Expo, e allo stesso tempo poi ci hanno preso in giro con un decreto che diceva vi diamo 100 militari in più senza metterci le risorse. Quindi questi non è che non fanno niente, perché la politica non fa mai niente, la politica o fa bene o fa male, anche quando sta ferma il paese va indietro e subisce dei danni. E quello che io mi permetto di dire, come per la sanità, anche per il problema della Terra dei Fuochi, è capire noi cosa vogliamo fare dei soldi delle tasse dei cittadini, perché in questa regione si stanno per spendere, si sono già spesi 24 milioni di euro della Terra dei Fuochi in promozione e attività pubblicitarie e 4 milioni di euro andranno alle squadre di calcio, e io ho chiesto a De Laurentiis di non prenderli quei soldi, di non rendersi complice di questo scandalo, perché noi quei soldi li dobbiamo usare per le bonifiche, per la pulizia delle nostre terre. Le soluzioni ce ne sono tantissime, ma è la volontà politica che manca. Se abbiamo dei politici che vogliono prendere i soldi per darli ai giornali e a quelli che gli faranno la campagna elettorale invece di metterli in bonifiche o in messa in sicurezza dei terreni, e allora siamo sempre punti a capo. Allora come si risolve il problema della Campania? Mandando persone oneste alla presidenza della Campania e in consiglio regionale. De Luca candidato nonostante una condanna in primo grado, com'è possibile? Com'è possibile? È il PD, voi vi meravigliate ancora, ma quello è il PD, cioè è la centrale nazionale dell'ipocrisia, è un partito nel quale si millanta di essere onesti, di avere una questione morale ereditata da Berlinguer, ma in realtà poi alla fine sono così goffi che dimostrano dopo pochi mesi che il Movimento 5 Stelle ha sempre ragione. Ferrandino, il sindaco di Ischia arrestato, era già indagato e Renzi l'aveva candidato alle europee, magari per fargli avere l'immunità parlamentare e salvargli la pelle, perché così non lo potevano arrestare, questo non lo so. Tra l'altro proveniva da Forza Italia. Proveniva da Forza Italia, ma alla fine il PD e Forza Italia per me sono la stessa cosa, quindi per me non fa la differenza. La differenza la fa il fatto che nonostante la lezione Ferrandino loro candidano adesso De Luca, che per me dal punto di vista politico, di quello che ha fatto, ne possiamo discutere tutto quello che volete, ma è un condannato in primo grado per abuso d'ufficio al quale la Severino non permetterà di fare il presidente della Regione Campania, la legge Severino. Noi abbiamo un candidato del PD che non può fare il presidente della Regione e veramente solo un pazzo in questo momento può dichiarare che siccome ha vinto le primarie sta là. Da noi anche ci sono le parlamentari e le regionali che sono dei metodi di consultazione, ma noi gli indagati e i condannati non li facciamo partecipare, mettiamo a monte la regola. Le chiedo un'ultima cosa. Lei ai nostri microfoni disse Caldoro non sarebbe in grado neanche di fare l'amministratore di condominio, adesso è migliorato, è peggiorato? No, io dissi che lui ha fatto solo l'amministratore di condominio, che è peggio, perché lui ha amministrato questa regione non toccando le voci di spesa, solo amministrandole, cercando semplicemente di gestire quel sistema che esisteva già. Non è migliorato perché sono passati pochi mesi e chiedete ai cittadini come stanno, se stanno meglio o peggio in Campania, ma soprattutto sempre peggio, e soprattutto è uno di quei presidenti di regione che rappresenta un sistema di coalizioni in cui c'è il partito d'Alfano, in cui ci sono quei partiti che oggi stanno massacrando al governo questo paese. Noi in Campania, che siamo sempre un laboratorio politico in negativo e speriamo dalle prossime elezioni in positivo, abbiamo anche la situazione in cui il partito di Alfano Gricignano, che finge a livello nazionale di combattere quello di Berlusconi, alla fine si mette insieme in Campania e la vuole governare. Con l'Italicum vinciamo noi, lei ha detto? Quel titolo non è corretto, perché io vinciamo noi non lo utilizzo più. Io credo che con l'Italicum in questo momento si stia facendo una grande operazione di distrazione di massa dei cittadini e soprattutto di intimidazione della maggioranza, perché Renzi lo agita, la nuova legge elettorale la agita quando la sua maggioranza ha dei mal di pancia. Quando hanno dei mal di pancia agita la legge e dice: guarda che voi se non fate i bravi vi faccio perdere la poltrona e andiamo a votare. L'Italicum 2.0 è un doppio turno di lista. Significa che corrono solo le liste, non le coalizioni. Noi siamo la seconda forza politica del paese, quindi probabilmente andremo al ballottaggio. Quello che perché è fatto in un turno e un secondo turno, come per i sindaci. Non è una legge che ci piace, perché è una legge che vince, fa vincere chi non lo merita, chi in realtà ha perso. Però se noi andassimo al ballottaggio in questo momento, come succede spesso nei comuni, potrebbe ribaltarsi il risultato del primo turno e quindi invece di fare i secondi facciamo i primi. Grazie.